Agli occhi lucidi il vicario dell'Università d'Annunzio, Augusta Consorti, quando pensa alla situazione delle ragazze afghane alle quali potrebbe essere impedito di studiare ora che i talebani sono tornati. Un pensiero che definisce insopportabile, quanto lo è o dovrebbe esserlo, la privazione della seppur limitata libertà che un essere umano può concedersi prima di invadere quell'altrui. E forse è proprio da quelle lacrime ricacciate indietro che nasce un progetto che invece va avanti spedito e che in poche ore ha portato all'approvazione di una misura straordinaria proprio a beneficio delle studentesse e degli studenti afghani. Questa situazione drammatica ha bisogno di risposte immediate. E cosa vuole fare l'Università d'Annunzio? Ieri, innanzitutto, in seduta congiunta abbiamo fatto un consiglio di amministrazione, un senato accademico straordinari. Tutti i colleghi, seppur da remoto, non ci hanno fatto mancare la loro presenza. Come unico punto all'ordine del giorno, quello di pensare di fare una delibera per la creazione di un fondo, per una cifra importante, perché si tratta di 300.000 euro, diciamo, spalmati su 3 anni, che sia a disposizione soprattutto delle giovani studentesse afghane e anche dei giovani studenti afghani che in qualche modo vedono il loro futuro incerto e quindi magari non hanno possibilità né di iniziare i propri studi né di poterli continuare. Ecco, allora tramite l'attivazione, ovviamente l'appoggio delle istituzioni e l'attivazione di corridoi umanitari, noi siamo disposti ad accoglierli offrendo loro vitto, alloggio e finanche un supporto per l'acquisizione della lingua italiana, perché insomma, noi abbiamo un centro, abbiamo il CLA, è un centro di Ateneo che si potrebbe anche occupare di questo. Tutta la nostra disponibilità. Personalmente penso che questa situazione sia insopportabile. Il solo pensiero, che ci siano delle giovani donne che hanno voglia di studiare, di formarsi e che non possono farlo perché gli è impedito. Cioè, non, ripeto, uso questo termine che mi è venuto spontaneo, insopportabile, credo, per tutti noi, per tutte le nostre coscienze.